Cavalli che si posizionano a loro volta. Sono partiti. E Bobosso, il primo, seguito da Vita Interiore. Poi Garinella, Pucon a chiudere Zaccheron. Cavalli che affrontano in quest'ordine la parte della piegata che non prevede salti fino all'ingresso della diagonale corta, con Bobosso in vantaggio al suo fianco Vita Interiore con i bracciali blu scuri. Al terzo Pucon in giubba gialla, seguito da Garinella con l'altra giubba a scacchi bianchi e rossi, e a chiudere Zaccheron. Affrontato il Siepone, primo che hanno trovato sulla loro strada quando si va sulla diagonale corta. Bobosso davanti su Vita Interiore, Pucon, Garinella e Zaccheron sempre nello stesso ordine. Bobosso salta davanti insieme a Vita Interiore, insieme Pucon gli segue un po' di lunghezze, con Garinella che lo affianca e lo supera, e Zaccheron che completa il tutto. L'attacco dell'altro Siepone è passato Vita Interiore nei confronti di Bobosso. Poi ancora Garinella, Pucon e Zaccheron che chiude. Vita Interiore che ha preso vantaggio rispetto a Bobosso, con i cavalli che vanno a affrontare la Riviera. Vita Interiore in chiara evidenza rispetto a Bobosso, poi Pucon, mentre in coda Zaccheron non è atterrato benissimo e ha perso qualche battuta. Siamo sulla piegata di sinistra, cavalli che sono tutti dietro al favorito Vita Interiore, che procede avendo in scia Bobosso, affiancato da Pucon, poi Garinelle a chiudere Zaccheron. Passata la siepe, che non vede mutamenti l'attacco della lunga diagonale, dove le cose si fanno serie, in avanti si mantiene sempre in maniera decisa Vita Interiore, seguito da Bobosso e Pucon che si fanno sotto, poi ancora Garinella e Zaccheron in coda. Non brillantissimo il salto di Vita Interiore, che cede il passo a Bobosso che al suo interno va a sopravanzarlo. I due seguiti da Pucon, poi ancora Garinella a chiudere, rimane sempre Zaccheron. Saltato il muro, con Bobosso da battistrada più chiaro rispetto a Vita Interiore, cavalli che andranno ad affrontare adesso l'Arginello sbarrato, al terzo posto Pucon, poi Garinelle che si mantiene a contatto, leggermente più arretrato Zaccheron che appunto deve guadagnare qualche metro rispetto ai primi quattro. Bobosso in vantaggio, seguito sempre da Vita Interiore, Garinelle che prova a farsi sotto, poi Pucon, mentre Zaccheron in coda ha perso ancora terreno. Siamo ormai vicini al completamento della diagonale lunga, tutti dietro a Pucon, davanti a Vita Interiore Garinella, poi ancora più dietro Pucon e Zaccheron che è ancora più arretrato. Siamo sulla piegata di fondo, Bobosso davanti ai due compagni di scuderia, con Pucon che provano in maniera contatto, mentre Zaccheron è ancora più arretrato. Bobosso su Vita Interiore e Garinella che seguono da vicino il battistrada, Pucon che cerca di rimanere ancora in quota, mentre Zaccheron è più arretrato. Pucon incrementa, il leader Bobosso incrementa il suo vantaggio rispetto a Vita Interiore, allargo Garinella che tende addirittura a sopravanzarlo, poi Pucon in quest'ordine all'attacco della diagonale corta, è sempre in vantaggio Bobosso su Garinella e su Vita Interiore. Un salto un po' brutto per Pucon, più dietro Zaccheron che è ancora lì, Garinella comunque adesso affianca Bobosso e lo va a impegnare severamente. I due saltano virtualmente su di una linea davanti a Vita Interiore, mentre per Pucon inizia a andare un po' in difficoltà. Mancano ormai due ostacoli alla fine, con Garinella, metterci la caduta da parte di Bobosso, la caduta da parte di Bobosso che lascia in lotta i due compagni di scuderia, nessuna conseguenza né per il cavallo né per il jockey, ed è Garinella in chiara evidenza rispetto a Vita Interiore. Poi ancora Pucon, Garinella sull'ultimo ostacolo, va di là, su Vita Interiore Pucon, Garinella che allunga su Vita Interiore, Garinella in piena spinta che viene a definire il tutto per staccare chiaramente rispetto a Vita Interiore. E poi al terzo Pucon, ripetiamo, nessuna conseguenza per Bobosso e il suo fantino. Vince dunque Garinella, Raffaele Romano a segno per la scuderia Magog ai colori, il signor Favero al training.
mentre vedete Babosso passare di fronte alle tribune e completare il suo percorso dopo che è stato rimontato dal suo interprete.